si è svolta con grande successo di partecipazione la cerimonia finale della 19ª edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, che ogni anno assegna il prestigioso riconoscimento a personalità che si sono distinte nella lotta alle mafie. La manifestazione, che si è tenuta nella Certosa di San Lorenzo a Padula, ha portato quindi nel Vallo di Diano prestigiosi nomi del mondo della lotta alle mafie. L'evento, voluto fortemente dall'Associazione Internazionale Gio Petrosino di Padula, presieduta da Nino Melito Petrosino, ha visto la partecipazione, tra gli altri che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento, della giornalista Roberta Ruscica, del giornalista della nota trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci, dell'agente di Polizia di Stato Antonino Ruggirello, dell'ispettore della Polizia di Stato e già componente della sezione Catturandi di Palermo Ivan Danna, di Giuseppe Carini, testimone di giustizia, e Roberto Tartaglia, vice capo del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I lavori sono stati coordinati dal giornalista Giuseppe D'Amico. Un premio prestigioso, quello che porta il nome del poliziotto italo-americano, originario di Padula, Gio Petrosino, che negli Stati Uniti, impegnato nella lotta contro la mafia, intuì che per combattere la mano nera, questo il nome con il quale veniva chiamata allora la mafia d'oltreoceano, fosse necessario recidere i legami tra la criminalità americana e quella italiana. Una volta in Italia, prima di arrivare in Sicilia per proseguire un'indagine, Gio Petrosino si fermò a Padula, terra natia, dove fu accolto da circa 2000 persone, seppure la sua visita doveva rimanere segreta. Giunto in Sicilia, fu purtroppo assassinato il 12 marzo con 4 colpi di pistola esplosi in Piazza Marina. Aveva 49 anni. Dopo lunghe indagini vennero arrestati 15 mafiosi, che però furono clamorosamente assolti al termine del processo. Le cronache dell'epoca parlarono di funerali imponenti sia in Italia che negli Stati Uniti, dove una folla eccezionale, si parlò di 300.000 persone, volle rendere l'estremo omaggio al grande detective.